1 e 7. Ho conosciuto un bambino che era 7 bambini. Abitava a Roma, si chiamava Paolo e suo padre era un tranviere. Però abitava anche a Parigi, si chiamava Jean e suo padre lavorava in una fabbrica di automobili. Però abitava anche a Berlino e lassù si chiamava Kurt e suo padre era un professore di violoncello. Però abitava anche a Mosca, si chiamava Yuri, come Gagarin, e suo padre faceva il muratore e studiava matematica. Però abitava anche a Nuova York, si chiamava Jimmy, e suo padre aveva un distributore di benzina. Quanti ne ho detti? 5. Ne mancano 2. Uno si chiamava Chu, viveva a Shanghai e suo padre era un pescatore. L'ultimo si chiamava Pablo, viveva a Buenos Aires e suo padre faceva l'imbianchino. Paolo, Jean, Kurt, Yuri, Jimmy, Chu e Pablo erano 7, ma erano sempre lo stesso bambino che aveva 8 anni, sapeva già leggere e scrivere e andava in bicicletta senza appoggiare le mani sul manubrio. Paolo era bruno, Jean biondo e Kurt castano, ma erano lo stesso bambino. Yuri aveva la pelle bianca, Chu la pelle gialla, ma erano lo stesso bambino. Pablo andava al cinema in spagnolo e Jimmy in inglese, ma erano lo stesso bambino e ridevano nella stessa lingua. Ora sono cresciuti tutti e 7 e non potranno più farsi la guerra, perché tutti e 7 sono un solo uomo. Dipinto di blu, felice di stare lassù con te.